non è che ci sia proprio la casertanità in queste elezioni politiche, no. Però noi il nostro casertano ce lo siamo preso, ce lo siamo coccolato e ce lo siamo portato qua. Veramente è tanto tempo che ti coccoliamo, adesso ti coccoliamo ufficialmente Gianni Cerchi. Ma io spero di, meritare queste coccole, insomma, se voglio metterle in questo, nel senso che effettivamente se guardiamo il quadro delle candidature sembra che Caserta sia messa un po' ai margini degli equilibri più generali, la composizione delle liste e denuncia anche la marginalità di questa provincia. Vorrei fare un distinguo, ovviamente ci sono alcune esperienze che hanno un carattere nazionale, un significato nazionale, penso, non parlo solo della nostra esperienza. La capolistura, per quanto urli vendetta per altre cose, la riforma della buona scuola, ma la ministra Fedeli, capolista al Senato, ma comprendo, insomma, un ministro di un governo uscente che rappresenta politicamente un ragionamento più generale, così come noi, avendo avuto per necessità anche della legge, insomma, una richiesta, noi siamo uomini e donne di partito, di rappresentare il capolista alla Camera con una compagna, abbiamo chiesto che fosse la compagna più autorevole possibile e soprattutto che desse una risposta a questo territorio. Quello che ci è arrivato è una compagna non solo brava nella comunicazione, vero, ma è anche una compagna che ha lavorato per molti anni in commissione lavoro, che come tu sai è uno dei temi, e Rita Simoni ha lavorato su queste questioni, su cui sta insistendo, è una delle questioni che a noi stanno più a cuore, con cui abbiamo lavorato anche con il presidente, certo, Grasso quando è arrivato a Caserta. Il destino industriale e manifatturiero di Caserta è un punto centrale, dirimente. Noi non possiamo puntare soltanto sul turismo, sui beni culturali, peraltro a volte ci puntiamo anche maluccio, più con questioni di immagine. Forse sui beni culturali è preferibile in questo preciso momento fare un salto a piedi uniti e passare oltre per poi ritornarci con calma quando tu avrai un altro ruolo più ufficiale di quello che hai oggi, perché sui beni culturali ci sarebbe da cominciare a scrivere un'enciclopedia, innanzitutto fare 4 passi indietro e andare a vedere dov'è che veramente abbiamo sbagliato, perché è sui nostri errori di ieri che qualcuno poi ha pasteggiato e parcheggiato la propria arroganza, perché poi è tutta una questione di arroganza, è tutta una questione di passi su un percorso che dovrebbe essere accidentato di per sé, quindi uno non dovrebbe neanche avviarsi. Sto parlando della legge, forse sì, è chiaro, vero? Certo. Ecco, è tutto quello che comporta nell'immaginario la legge. Riconosco anche dei meriti, diciamo, alla gestione della legge. Quello che però vorrei che si sottolineasse è che non ci sono solo questi, che ci sono anche delle opportunità. Diciamo il che bene non sono per eccellenza. Cioè, intorno a quello si può costruire un altro tipo di riflessione che è di carattere culturale, anche economico, e deve dare risposta ad alcuni problemi storici. Insomma, il tema dell'archivio di Stato a Caserta è veramente grida vendetta. Certo. È anche vero che questa cosa non nasce con l'attuale governance della Reggia, anche se l'attuale governance non ha aiutato, però il fatto che l'attuale governance se ne infischia, la possiamo dire anche tutta, però che noi confiniamo dal 72 in un immobile inadeguato, uno dei più importanti fondi documentari del Mezzogiorno, che poi si è arricchito nel corso del tempo, insomma sì, c'è un po' di disattenzione da parte del clan. Adesso poi che assolutamente anche quel poco che si poteva consultare in questo momento è impedito, no, certo, che tu avrai saputo, quindi vabbè, è una cosa che dovrai affrontare gioco forza. Spero di averne l'opportunità su questo e altre questioni, spero davvero di averne l'opportunità. Senti, io però non posso fare a meno, perché altrimenti poi va a finire che faccio l'ufficiale e poi davvero quello che ti vorrei domandare alla fine poi mi accorgo che non te l'ho domandato. Dobbiamo fermarci un attimo sul discorso politico di Leo, sul... Non è un discorso trito e ritrito, andiamo a vedere perché è nato e com'è nato, perché sai, le interpretazioni in campagna elettorale sono le più strane, le più vaghe anche, e a volte anche le meno veritiere. Cominciamo da quella più antipatica. Lei è un lista civetta, questa è l'interpretazione più antipatica, però allora, dobbiamo cominciare di qua. Anche quella più fasulla, nel senso che in realtà è un tentativo difficile e complicato di ricostruire uno spazio organizzato a sinistra, laddove c'è un vuoto, c'è una richiesta di rappresentanza di interessi, bisogni e culture che non ha trovato più casa. Lo sfratto simbolico, e non solo simbolico, del Partito Democratico dalla sede di Via Maielli, quindi racconta, è una metafora di uno sfratto che, diciamo, gli elettori, gli interessi, i bisogni, le culture della sinistra hanno subito in questi anni.
noi stiamo provando a riempire quel vuoto, non ci vetta per nessuno, insomma, in qualche maniera c'è stato un trauma che ha bisogno di essere sanato. Ma noi siamo sicuri che poi, non per andare a guardare in casa d'altri, perché poi il ceppo è comune, ma siamo proprio sicuri che poi il Partito Democratico, propriamente detto, sia veramente nato, abbia avuto una data di nascita? Guarda, un battesimo? Io, battesimo magari sì. Io, a differenza di altri che stanno in Liberi Uguali, che ho rincontrato con grande piacere, non ho mai militato nel Partito Democratico. Quindi perché? Per un giudizio politico, però secondo me. Però tu sei uno storico, sì, perché voglio dire, sei un esperto. Non stavo nel PD per un giudizio, nel senso che secondo me c'era un problema proprio di impostazione, non poteva nascere un soggetto politico che mettesse insieme a freddo culture che avevano insieme che cosa? Il fatto di aver rappresentato per lunghi anni la tenuta, la garanzia, l'integrazione di grandi masse popolari, del mondo cattolico piuttosto che del mondo social comunista. Questo elemento comune non era però così prevalente da poter nascondere le differenze. Sono due grandi culture popolari che hanno fatto bene a costruire insieme un'alleanza, un'intesa, coalizione, l'esperienza dell'Ulivo, ma non sono la stessa cosa. La loro sovrapposizione ha impoverito le culture popolari di questo paese, non le ha arricchite. Tant'è vero che alla fine l'idea originaria, non bisogna arrivare a Renzi, di Veltroni, per cui bisogna costruire un partito liquido in cui alla fine anche gli iscritti forse sono inutili, una sorta di scatola vuota che si tiene insieme grazie a una leadership forte. Appunto, questo è dal 2007-2008 che viene, è il marchio d'origine di questa esperienza. Ci sono tante compagne e tante compagne che hanno fatto questo percorso credendoci, hanno tutto il mio rispetto. Oggi, insomma, molti di loro, ricordo che questa discussione incominciava 10 anni fa, le cose che gli dicevo 10 anni fa gliele ripeto adesso, e molti stanno tornando a ricostruire, a ricomporre una casa comune criticando quel percorso. Credo che sia un fatto importante, un fatto drammatico perché abbiamo perso 10 anni di tempo, ma anche un fatto importante perché anch'io ovviamente ho commesso i miei errori con la mia generazione, soggettivi e oggettivi. Io appartengo a una generazione che ha attraversato la fine della guerra fredda, è arrivata nel XXI secolo, e sono figlio di una storia della sinistra che ha avuto il più grande partito comunista dell'Occidente in questo paese, e oggettivamente la mia generazione non è stata capace di trasformare quel patrimonio in una grande formazione socialdemocratica che desse un contributo per costruire una democrazia normale. È un limite, è una colpa che come generazione bisogna che noi ci assumiamo, certo. E dobbiamo provare a porvi rimedio, anche per dare una risposta a quelli che sono venuti dopo, che hanno il diritto invece di avere una politica migliore e istituzioni più trasparenti. La Campania ha un governo di centrosinistra. Tu sei sempre stato un po' la sinistra pura, la sinistra che osserva, la sinistra che si tira anche indietro quando e fa la schizzinosa nella maniera giusta, rispetto a un'altra sinistra, una sinistra più ufficiale ma forse meno pratica nei contenuti. Ebbene, questo governo di centrosinistra, perlomeno per quanto riguarda la provincia di Caserta, sembra essere nelle sue parti preponderanti assolutamente assente. Il presidente della giunta regionale candida addirittura il figlio in provincia di Caserta, c'è una grandissima attenzione. Certo. Vorrebbe dire con una battuta, insomma. Perché mi provochi? Perché non mi sembra carino da parte tua. Perché, diciamo, è la prima cosa che salta agli occhi. Tu mi istighi e io devo dare la mia interpretazione. Anch'io forse è come la tua. È la mia interpretazione. Voglio dire, e io parto dal presupposto che alla mia veneranda età ho capito una cosa, che la verità non è mai sofisticata, anche perché noi vorremmo che fosse sofisticata la verità nascosta, è sempre una cosa molto affascinante, trovare la verità all'improvviso ed è una cosa favolosa, no, la verità è sempre una schifezza. La verità vera, quella autentica, è sempre squallida. Allora, il figlio di De Luca si candida qui. Allora, innanzitutto il figlio di De Luca, proprio perché il figlio di De Luca, ovunque l'avesse candidato, tutti quanti sarebbero stati zitti e avrebbe avuto un posto di privilegio come lo ha avuto qua. Si candida qua. Ma secondo me, guarda, lui ha un macabro senso dell'umorismo, il padre del ragazzo che si candida. Naturalmente nulla togliendo al merito, alle capacità di Piero De Luca, che io non conosco, ma è chiaro che quando uno parla
non entra mai nel merito delle cose che riguardano il soggetto, può essere il miglior politico di ieri, oggi e anche di domani, è una cosa che mi interessa poco. Mi interessa però questo senso dell'umorismo, questo sarcasmo cattivo che caratterizza suo padre. Io vedi, l'ho vissuto in prima persona quello che ti sto dicendo, nel 2015 regionali, De Luca era, la vita di De Luca era attraversata da pareri contrastanti e anche da fedeltà differenti. Gli uomini e le donne del Partito Democratico casertano facevano un po' gli scherzinosi ed erano un po' sull'Aventino. Lui non aveva tanti fedelissimi. Quando venne a Caserta quella famosa domenica, alla fine della campagna elettorale, il teatro comunale, sì, era il teatro comunale, pare fosse diciamo mezzo vuoto perché c'erano quelli che erano sull'Aventino che facevano pesare la loro assenza. Una persona come De Luca, che certe cose se le ricorda e se le lega al dito, tutto quello che è successo in questi due anni nella provincia di Caserta, guarda caso, sembra, cioè il nulla assoluto, perché lui nonostante la sanità norvegese da qui a 18 mesi ha fatto il nulla assoluto per la provincia di Caserta, cioè non dico sciocchezze Gianni, lo sai meglio di me, però ogni volta che quelle rare volte che è venuto qui promettendo Marie Monti e anche facendo le passeggiate sull'ospedale, non parliamo della sanità perché è una tragedia. Allora il fatto che lui abbia, siccome il giorno dopo la sua elezione naturalmente anche tutti quelli che prima erano un po' scostanti sono diventati fedeli, gioco forza, è come se lui a distanza di due anni chiedesse il conto, presentasse la cambiale all'incasso dicendo ora c'è mio figlio, adesso vi conto. Se ho anche avuto la sensazione che ci fosse un atto, una sorta di atto padronale, non so se questo è stato il meccanismo, la sorta però di... Però questo meccanismo c'è stato all'origine e lui non l'ha digerito molto bene. Darsi. Lui deve risolvere un problema delle liste aperte per gli infermieri a Salerno e invece di come dire, trovare una soluzione a Salerno riempie i posti vuoti che sono disponibili a Napoli trasferendo quelle liste da Salerno a Napoli. Anche in quel caso c'è un elemento di rivalsa, sono le due grandi città della Campania. Cioè la verità è molto, voglio dire, è una cosa friabile, ma non c'è niente di politico, non c'è niente che somiglia anche lontanamente al cosiddetto servizio. No, ma c'è qualcosa di più, cioè Caserta più in generale sembra aver perso qualsiasi capacità di rappresentarsi in maniera forte, viene davvero da ripiangere, posso dire una bestialità, la Prima Repubblica, insomma, perché qui sono stati espressi invece poteri forti nel bene e nel male, certo, insomma in qualche maniera si poteva dire esattamente il contrario, no? di terra di lavoro. Adesso quello che sembra emergere è la fragilità della rappresentanza politico-istituzionale. L'idea che mi ero fatto io è che probabilmente il tentativo di resistenza sul piano locale alla composizione degli equilibri che dall'esterno sono fatti nel Partito Democratico, questo è un partito che è stato commissario per due anni e quindi aveva una logica tutta esterna, no? Il tentativo di resistenza al governo del loro commissario e anche alle soluzioni che erano state prospettate, c'erano candidati e candidate che non abbiamo più ritrovato né candidati né candidate, sono stati fatti pagare al Partito Democratico a Caserta attraverso un nuovo commissariamento, Piero De Luca, e la continuazione della logica di Mirabelli. Questo è quello che leggo da cittadino, oltre diciamo, che da dirigente politico. Poi lo sfizio e poi la tentazione terribile alla quale lui, un tipo come De Luca, non può sottrarsi, di levarsi la cosiddetta pietra dalla scarpa. Questo ci può anche stare. Ma è anche un po' tutto così squallido. Ma poi c'è una logica perversa anche di carattere generale, ma Lotito è candidato al Senato, no? Come capolista, il presidente della Salernitana, esatto. Deve essere votato dagli elettori, certo, di Caserta. Deve, ma vedi che viene tutto nella mia logica, per carità, più squallida possibile. Non è un mio problema, insomma, no, però mi metto nei panni di chi lo deve. Certe cose però vanno lette anche da un punto di vista squallido, che a volte poi. Però gli episodi sono gli episodi, come vedi possono cambiare, però certo. Quello che resta è il tema generale. Il tema generale più che squallido è drammatico, cioè una marginalità di terra di lavoro. Cioè non siamo proprio nessuno. Non siamo capaci di rappresentarci né di sostenere le nostre ragioni. Se non siamo capaci di individuare come ci rappresentiamo nelle liste, per quale ragione dovremmo essere in grado di attrarre gli investimenti, le risorse, le priorità che sono necessarie per il rilancio del territorio? Assolutamente. E questa è la cosa che mi fa stare male sul serio. La nuova classe dirigente ha un compito che io definirei una mission impossible, a cominciare dal dramma sanità.
A ricominciare da Caserta, dove c'era un ospedale, un DEA di secondo livello, un'azienda ad alta specializzazione, io per la verità non trovo più niente. Lo so, è così, c'è un problema che riguarda... Un ASL in Bastiardina, da strani concorsi, insomma c'è molto da fare, non ti invidio. Lo so, non ti invidio. Per fortuna non faccio il commissario della sanità, lo fa qualcun altro. Non fai il commissario della sanità, però no, anche farai il parlamentare, anche insomma, era una provocazione, insomma, non credo tu abbia colto. Insomma, cioè, sì, ci sono i commissari che commissariano le liste, i commissari che commissariano la sanità coincidono quantomeno nelle famiglie, insomma, quindi qualcuno dovrà pure assumersi le proprie responsabilità. Io spero davvero di potermene occupare, guarda, ma noi, giusto perché per l'indignazione di dover vivere queste cose tutti i giorni. Noi ti diciamo in bocca al lupo, noi ti diamo appuntamento. Sono a tua disposizione. Poi cercheremo di fare un confronto allargato, che poi è la cosa che ci diverte di più. Ma credo che sia anche quello che è più utile per i telespettatori e per i cittadini che debbano decidere come orientarsi. Assolutamente, assolutamente. Chissà quanto sarebbe carino far venire la Fedeli, mi piacerebbe tanto. Io sono quello che ha guidato nella mia università la rivolta contro la VQR, l'Ambura, tutte quelle logiche, diciamo, disastrose che stanno ammazzando l'università. Mi piacerebbe discutere di quello e anche della buona scuola, magari, io guarda, faremo di tutto. La buona scuola, ma sì, la buona scuola. Facciamo una trasmissione sulla buona scuola e ci faremo un sacco di risate. Posso esprimere pubblicamente la mia solidarietà alla professoressa De Blasio, credo. Noi dobbiamo ricordare quanto dobbiamo agli insegnanti. Io faccio il docente universitario, sono privilegiato al loro confronto. Verissimo. Loro sono il primo pezzo di Repubblica che gli uomini, le donne, i ragazzi, le ragazze, i cittadini e le cittadine incontrano sulla loro strada, e lo fanno con grande sacrificio, con quattro soldi e in posti complicati dove è difficilissimo anche entrare, no? E lavorare. Io posso aggiungere io una cosa che non c'entra niente con la campagna elettorale, naturalmente io ci sono stato un mese fa a fare un convegno in questo, quindi l'ho sentito in parte particolar modo questa cosa, naturalmente tutta la nostra solidarietà anche alla preside, certo. Ma io vorrei dire una cosa e mi rivolgo soprattutto ai miei colleghi, alle mie colleghe. Il ragazzo ha 17 anni, non lo condanniamo a morte. No, io assolutamente, infatti non neanche nominato, credo che vada comprese le ragioni. No, perché noi automaticamente noi siamo portati a parlarne e a condannare, il gesto va condannato, però se esageriamo non lo recuperiamo. Ma io credo che abbia ragione la professoressa De Blasio, quando ha detto non condannate questo ragazzo perché ha fatto un errore, se noi lo condanniamo lo mettiamo non lo recuperiamo più. Questa è una dimostrazione di quanto siano forti, importanti e preziosi gli insegnanti in questo paese. Assolutamente, in bocca al lupo di nuovo. Grazie. Ti aspettiamo qua.